Senti, John, poi i tuoi figli, tutto a posto? Cresco. Andiamo. Sì, sì. Non siamo neanche al tramonto. Chissà cosa ci riserva la nottata. Sei preoccupato per Bert? Sì. Perché non lo mandi via, quell'Ongly? Beh, in questo modo almeno so dov'è. Bada ai tuoi amici, ma tieni d'occhio anche i nemici. Che buon sigaro. Andiamo, lascia stare. Perché qualche caramella non la conservi anche per Natale? Ludi Bryan? Jack Butler ti manda i suoi saluti. Non lo conosco. Gli hai ucciso il fratello. Sono subito da te. Figliolo, voglio che porti questo sigaro allo sceriffo Kane. Vedrai che gli piacerà. E ricordati di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi. Adesso va. Fai come t'ho detto. Davvero un bel bambino. Dove sta andando? Non ha importanza. Quando tornerà sarà tutto finito. Mi serve una pistola. Tempo sprecato. 6 anni fa soltanto non avresti osato. Tocca a te. Vediamo all'inferno. Papà? Papà? Stai bene, papà? Papà? Va tutto bene? Papà? Papà. Povero bambino. Già, il padre però era un assassino. Certa gente ha il destino segnato. Vale molto meno del manifesto dove c'è la tua faccia, e tu lo sai bene. Io non sono un avvocato, però mi sembra del tutto legale. Certo, è firmato dal giudice Butler, il fratello dell'uomo che Ludi Bryan avrebbe ucciso. Una curiosa coincidenza. Però, visto che adesso hai sul petto quella stella, devi tenerne conto, amico mio. Se sarai ancora qui quando il sole tramonta, dimenticherò di avere una stella. No, via, ammettilo. Ho fatto ciò che andava fatto. Bravo. Ti sei scelto una graziosa città.
Smettila di lamentarti, Ike. Teaspoon, questo qui non è mica il nostro lavoro. Il vostro lavoro è quello che vi dico di fare. E poi, non avete mai sentito parlare della dignità che c'è in un lavoro onesto? Che razza di dignità c'è in questo? La pura soddisfazione di sapere che hai svolto un'onesta giornata di lavoro per una giusta paga. L'orgoglio di essere uno di quei giovani in gamba che stanno costruendo una nazione. Uno steccato dopo un altro steccato. Uno steccato dopo un altro steccato, mentre i degnissimi proprietari della terra se ne stanno tranquillamente a ingrassare seduti sui loro deretani. Devi sapere, figliolo, che c'è la dignità. E c'è un'altra dignità meno dignitosa. C'è la limonata! Lo sai, figliolo, soffriresti meno il caldo se ti togliessi di dosso quella camicia. Sto bene. Dov'è il tuo orologio, Emma? L'ho perso. Oh. Arriva qualcuno. Ehi, il piccolo Sam. Ho bisogno d'aiuto, Emma. Ma certo. Al piccolo serve un letto per stanotte. Gli cedo il mio. Vieni. Chi è il bambino? È il figlio di un mio amico, Ludi Bryan. Ludi Bryan? Non eravate sempre insieme una volta? È stato ucciso in città solo poche ore fa. Longley. Che ne sarà del bambino? Ho promesso al padre che lo avrei affidato ai parenti della madre che sono a St. Louis. Partirà con la diligenza domattina presto. Sparerai all'uomo che ha ucciso mio padre. Non è vero. Se non lo fai, quando sarò cresciuto, lo farò io. Lo farò. Guardami. Lo giuro. Lo farò io. Ehi, Jimmy, dove stai andando? A spasso. Ha! Dove ha detto che va? Cody. Vuole uccidere Longley. Non ha nessuna speranza. Longley! Mi hai risparmiato una corsa. Far valere la mia rispettabilità è l'ultimo impegno che mi è rimasto a Sweetwater. Hai qualcosa che non ti appartiene. Sono venuto a riprenderlo. Vuoi l'orologio? Bene, sai cosa devi fare. Scusa. Togliti il cappello. Adesso dillo bene, in maniera appropriata. Chiedo scusa. Cosa? Non ho sentito. Ho detto che chiedo scusa. Non sono soddisfatto. Questo non basta. Ora devi fare di più. Lucidami gli stivali col tuo fazzoletto.
Ho fatto quello che volevi. Dammi l'orologio. Tu hai capito male. Solo in un modo puoi riavere quello a cui tieni tanto. E sai di che si tratta. Tocca a te. Dimmi! Stai bene? Credo che questo ti appartenga. Ne valeva la pena. Non ho avuto scelta. Avresti voluto? Vuoi che me ne vada? Non lo so. Jimmy? La colazione sarà pronta fra mezz'ora.